Salve, buongiorno, buongiorno a tutti. È la seconda puntata dell'angolo del difensore civico regionale, un format di comunicazione istituzionale. Il Consiglio regionale, appunto, afferisce il difensore civico regionale al Consiglio regionale, è uno degli organismi di garanzia insieme ad altri, al garante dell'infanzia, al garante dei detenuti, al Comitato regionale delle comunicazioni, il Corecon Toscana. L'angolo del difensore oggi è la seconda puntata, dopo la prima del 20 di novembre. Oggi abbiamo questa seconda puntata del 27 novembre, avremo come sempre dei collegamenti in esterna con i funzionari dell'Ufficio della Difesa Civica regionale. Rispettivamente oggi tratterremo il tema della telefonia, tutte le controversie telefoniche che pervengono le segnalazioni anche all'Ufficio della Difesa Civica regionale. Poi avremo un altro collegamento con il funzionario esperto sul tema dei conflitti, sempre in ambito questi, in ambito di urbanistica, in ambito di edilizia, di concessioni edilizie, quindi il tema della conflittualità tra privati e privati e private pubbliche amministrazioni sempre nell'ambito dell'urbanistica. Per finire, il consueto angolo di informazione sull'emergenza sanitaria con il funzionario esperto in ambito di sanità. Adesso mi fa piacere anche un po' dire che la prossima puntata, mentre nelle prime due abbiamo fatto i collegamenti con i funzionari esperti di ogni segmento di conflitto della pubblica amministrazione, nella terza puntata del 4 dicembre avremo un collegamenti con l'angolo con il garante dei detenuti, il garante dell'infanzia e anche con il Corecom, quindi con gli altri organismi di garanzia. Vedo già in linea la signora Simona Bonatti. La signora Simona Bonatti, che è collegamento Skype presso l'ufficio del difensore civico regionale, che ricordiamo è in via Cavour al numero 18, accanto al Palazzo del Pegaso del Consiglio regionale della Toscana. Signora, ci sente? Sì, buongiorno a tutti. Allora, la signora Simona Bonatti è funzionario dell'Ufficio della Difesa Civica. È funzionario della Difesa Civica, ha un passato professionale di esperienza presso il Corecom Toscana, dove seguiva proprio le conflittualità, le controversie tra cittadini e i vari gestori della telefonia, no? Tutti pensano sempre al principale gestore della telefonia, TIM, ma poi ci sono anche tanti altri gestori delle stesse dimensioni, dimensioni inferiori fino ad arrivare a quelli più piccoli. Però voglio dire, in quella esperienza che lei ha avuto in quegli anni presso il Corecon Toscana, oggi che è presso l'Ufficio della Difesa Civica regionale, assiste gli utenti sempre sul tema delle controversie telefoniche, oltre a fare funzioni di responsabile amministrativo dei vari organismi, ha anche questo ruolo di istruttore per tutte le conflittualità che i cittadini hanno, oppure che i cittadini, non rivolgendosi direttamente al Corecon Toscana, si fanno rappresentare da un funzionario, perché così evitano il viaggio a Firenze in fase di conciliazione. Ci spieghi un po', un cittadino ha un problema di linea telefonica fisso o mobile, cosa fa? Si rivolge al Corecom, ma magari ha bisogno di essere rappresentato. Lei cosa fa in quel caso? In quel caso mi faccio delegale e lo rappresento in udienza e lo seguo in tutti i passi della procedura. La procedura è una procedura molto semplice, però i cittadini molto spesso hanno difficoltà nell'accedere ad internet e a seguire le procedure informatiche, perché non tutti sanno utilizzare appieno le capacità che la rete offre. Quindi noi, gratuitamente, per loro li accompagniamo in questo percorso e nell'udienza riusciamo ad ottenere gli accordi per conto loro sui problemi che loro possono rilevare con i gestori. Possono andare da un malfunzionamento della linea telefonica, sia delle chiamate in entrata che in uscita,
oppure legate a tariffazioni in bolletta che escano non rispondenti alle offerte sottoscritte. Quindi i cittadini toscani che hanno un problema di linea telefonica, che è tutto il tema del digital divide, no? Che ci sono non solo singoli cittadini, ma anche associazioni, gruppi di cittadini che in certe zone del territorio della Toscana, che non è così pianeggiante come quello del nord, quindi orograficamente la Toscana ha delle zone montuose e anche di alta collina. Ci sono gruppi di cittadini che non riescono a utilizzare la rete, noi li abbiamo assistiti. Sono delle situazioni, per esempio, Lamiata, sono arrivate molte segnalazioni da Lamiata, siamo qui in provincia di Siena, da Montisciano e poi, in maniera molto vicina, con Arezzo, tutta la zona della cosiddetta montagna cortonese, fino ad arrivare alla montagna Pistoiese e zone. Per esempio anche a Scanzano, in provincia di Grosseto, durante il lockdown e ora di nuovo, ci sono delle persone, soprattutto degli studenti, che sono dovuti andare lontani da casa, addirittura il bambino nel mezzo al bosco, che lì trovava la linea e invece a casa no. Ecco, in quel caso noi che abbiamo ricevuto le segnalazioni, oltre che la segnalazione della fattispecie del bambino, ma le molte segnalazioni noi le abbiamo tutte inoltrate all'Agicom. Spieghi un po' cos'è l'Agicom per i cittadini. L'Agicom è l'autorità per le telecomunicazioni di garanzia. Ha delegato al Coricom una delle sette deleghe, è appunto la conciliazione. In questo modo l'Agicom arriva sul territorio e consente ai cittadini delle varie regioni di poter fruire di questo servizio, che è un servizio che gli consente di poter contattare il gestore e di poterci dialogare con l'aiuto di un conciliatore, favorisce, diciamo, l'accordo tra le parti. Solitamente ci si trova in un'udienza e in questa sede si trova l'accordo, che è frutto di una mediazione fra gli interessi di entrambe le parti. Allora, quindi noi riceviamo come difensore civico regionale le segnalazioni di tutte le persone che in certe zone non hanno la linea. E quindi questo è questo digital divide. E per questo iscriviamo anche direttamente all'Agicom, interessiamo il Coricom Noi affinché facciamo una moral suasion, giusto? Perché l'Agicom obblighi i gestori della telefonia a aumentare la potenza. obblighi i gestori a potenziare le infrastrutture che sono presenti sul territorio o a trovare soluzioni alternative a quelle che possono essere il passaggio di fibra, perché in certe zone la fibra non si può passare o non è economicamente vantaggiosa. Ci sono delle tecnologie wireless per cui si può trovare il sistema di arrivare un po' in tutte le famiglie, perché non è più così. In un periodo come questo, internet è fondamentale per il lavoro. Più avanti col volto, più vicino perché non si sente benissimo. Senta, poi allora, quindi, tutti i problemi che i cittadini in certe zone della Toscana hanno perché non funziona bene internet. Il singolo cittadino che nella migrazione da un gestore all'altro continua a pagare la tariffa sul precedente gestore e sul nuovo gestore. Tutti i problemi dei cittadini che hanno, per esempio, pagano una tariffazione superiore a quella prevista dalle norme contrattuali o prevista dall'offerta. Un ristorante, un'attività commerciale che non gli funziona, la rete in maniera adeguata, con tutti i danni economici che ha, figuriamoci in questo periodo, che sono ferme le attività. Le casistiche sono molte, per le quali un cittadino o un'impresa, quindi un'azienda, può rivolgersi al Corecom Toscana, ma lo può fare sia direttamente, ma se ha dei problemi ad andare fisicamente là, oppure con tutto il rispetto a confondersi con la piattaforma Concilia Web, può delegare la signora funzionaria Simona Bonatti, delega la stessa.
lei lo rappresenta, il cittadino o l'operatore lo rappresenta nella conciliazione, che è un confronto che il cittadino, delegato da lei o direttamente, ha con il gestore TIM, Wind, della telefonia, per trovare una soluzione. Che vuol dire una soluzione? Che il cittadino entra con un problema ed esce con un assegno, cioè arriva a porre un problema di una tariffazione troppo superiore o inadeguata e riceve un rimborso. Per esempio, lo scorso anno, tramite questo meccanismo di conciliazione tra cittadini e gestori della telefonia, scusate, intermediato dal Coricom, questo ha voluto significare una restituzione di quanti milioni di euro ai cittadini? Di euro si parla, per 8.000 circa istanze presentate, con un 87% di accordi in udienza. Milioni restituiti ai cittadini toscani su 8.000 conciliazioni. Chiamatele conciliazioni, nascono come controversie, confliggenti, e finiscono per essere una conciliazione, cioè si trova un accordo nel 92-93% dei casi. Quindi un servizio che i cittadini, poi nella trasmissione di venerdì prossimo ne parleremo in maniera anche più tecnica con i rappresentanti del Corecom, però questo per dire che il cittadino anziano, quello che abita lontano dalla città di Firenze o che pure, oppure non ha una dimestichezza con la piattaforma del 2.0 tramite la quale il Concilia Web vuole che il cittadino presenti l'istanza, delega l'abbonati che gli fa un servizio come se fosse un avvocato. Lei è un avvocato, è gratuito, no? Vorrei dire anche gratuito, è un servizio gratuito e non ingolfa i tribunali, le sedi giurisdizionali, perché il contenzioso viene praticamente gestito in separata sede, non nelle aule. Racconti un po' di quell'azienda, una su tante, no? Che di quell'azienda di Firenze che aveva dei problemi, che cos'era? Un'attività commerciale, e la signora Bonatti in maniera molto tenace, perché ha una grande tenacia per gli utenti, è riuscita anche nella provincia di Siena, abbiamo tante persone che si sono rivolte a lei senza far nomi, per rispetto e anche per privacy. Come si ottiene quel ristorante, che cos'era quell'attività commerciale, gli fece avere un rimborso importante, no? Dal gestore? Sì, sì, nelle attività commerciali dove ci sono i contratti business gli indennizzi sono più alti rispetto ai contratti residenziali, quelli per uso domestico, e quindi riusciamo a ottenere un margine diverso, anche perché il danno è diverso e è maggiore laddove l'azienda per il POS, perché non funziona il POS, il ristorante non riesce ad acquisire, a consentire alla propria clientela di pagare il conto del ristorante, è un danno. L'albergo in piena piazza qui della signoria che si è rivolta a noi, perché non riesce a gestire, non ha il collegamento internet, non può fissare le camere, gestire l'attività commerciale e fare fatturazioni, perché tutto è legato al mondo, tutto si poggia su piattaforme digitali, quindi le procedure, se non funzionano, l'attività va in tilt. Come possono i cittadini contattarla? Mandando la mail a? La mail, io ho una mail personale, è sul sito s.bonatti @regionetoscana.it. Oppure, però noi siamo sempre disponibili, bene. Abbiamo un punto di accoglienza qui attivo telefonicamente che risponde dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Lui sa istruire le persone in maniera molto semplice e tranquilla, perché noi acquisiamo le istanze non tramite piattaforma digitale, ci basta una mail, ci basta un fax, ci basta se vogliono mandarla per PEC, se vogliono venire di persona, se vogliono mandarci una lettera cartacea, abbiamo una forma libera di acquisizione delle richieste dei cittadini. Benissimo, grazie signora Bonatti, interruzione pubblicitaria, grazie di nuovo, buon lavoro, arrivederci. Siamo nella seconda parte della seconda puntata dell'angolo del difensore civico regionale. Il 20 di novembre è stata la prima
momento, diciamo, la prima puntata di questo format di comunicazione istituzionale. Lo ricordo per chi si è collegato adesso, ringrazio di nuovo Canale 3 Toscana che ci dà questa possibilità di far conoscere l'ufficio del difensore civico regionale, che non è un ufficio di un singolo ma è un insieme di funzionari esperti, ciascuno in ogni segmento della pubblica amministrazione, per i conflitti che i cittadini hanno con gli enti pubblici, con tutta una serie di società che gestiscono servizi pubblici. Questo è un format che ha l'obiettivo di far conoscere questo servizio gratuito che i cittadini toscani hanno a disposizione. La scorsa puntata abbiamo avuto collegamenti con vari esperti di ciascun ambito di conflittualità della pubblica amministrazione, la sanità, ma anche tutto il tema del sociale. Prima ci siamo collegati con una funzionaria, Simona Bonatti, che ci ha rappresentato le possibilità che i cittadini toscani hanno per risolvere i conflitti, i malfunzionamenti della loro linea fissa, la loro linea mobile, ma soprattutto anche i temi del digital divide che hanno, per esempio, interessato il nostro ufficio nel caso della formazione a distanza di tutti gli studenti universitari, ma anche degli studenti delle scuole elementari che non avevano la possibilità di collegarsi alla rete durante la fase del lockdown, ma anche in questa successiva fase dell'Italia a macchie di colore, dove tuttora ci sono problemi del digital divide. Adesso abbiamo in collegamento un'altra funzionaria, un funzionario esperto, Roberta Laimo, che è in collegamento. La saluto. Buongiorno. Roberta Laimo è il funzionario che segue tutte le segnalazioni, tutte le istanze dei cittadini che hanno conflitti nel tema dell'assetto del territorio, dell'edilizia. Tante situazioni, cittadini privati contro altri privati su interpretazioni di normativa urbanistica che li riguarda e che vede la pubblica amministrazione in una posizione di garantire la correttezza dei procedimenti in ambito di edificazione, ma anche di rispetto in tutto ciò che è l'assetto del territorio. Ci racconti un po' il suo ambito di competenza e di aiuto ai cittadini. Certamente, il territorio è una materia che possiamo dire investe aspetti più puntuali, come per esempio la collocazione e installazione di antenne o di canne fumarie, si passa alla circolazione stradale come alla viabilità, alla sicurezza appunto di circolazione e quindi la mobilità, le aree verdi, l'arredo urbano e a procedimenti poi anche più complessi che riguardano proprio interventi di realizzazione di opere pubbliche o interventi di edilizia privata. Diciamo che l'intervento dell'ufficio di difesa civica in questo ambito procede su due livelli che non sono paralleli ma che si intersecano, sono intimamente connessi, riguardano da una parte un'attività interlocutoria con le amministrazioni, soprattutto comunali, che hanno appunto uffici tecnici competenti nella materia di settore, nella normativa di settore, e anche di supporto informativo nei confronti del cittadino, del privato, il quale può essere appunto supportato dal nostro ufficio sia per avere chiarimenti direttamente da noi, dal nostro ufficio, in merito all'azione amministrativa svolta dalle pubbliche amministrazioni nei confronti del cittadino stesso, sia per formulare al meglio la propria richiesta da rivolgere poi all'amministrazione. In particolare l'attività di collaborazione e confronto proprio normativo, come ha detto lei poco fa, anche di individuazione della norma applicabile nel procedimento di riferimento, è l'attività più efficace svolta da questa difesa civica. Mi viene in mente un caso particolare che ha visto proprio un confronto attivo, una collaborazione efficace tra tre diversi soggetti, cioè l'ufficio di difesa e l'ente regionale e l'ente comunale, che si trovavano, diciamo, coinvolti in un procedimento attivato da un privato che era rimasto bloccato perché era difficile, diciamo, in quel caso individuare la specifica norma di settore per l'attribuzione della competenza, cioè era un caso di richiesta di autorizzazione per lo scarico di acque reflue domestiche
che il comune riteneva dovesse, perché proveniva la richiesta da un'impresa, essere attivata dalla regione e quindi con l'autorizzazione unica ambientale, e la regione invece riteneva che fosse il comune perché si guardava all'oggetto e quindi allo scarico di acquifere domestiche e non al soggetto richiedente. Quindi il razzo della norma e l'individuazione del significato della norma proprio da applicare è stato l'oggetto di un confronto attivo da parte sia del comune che da parte della regione, con la mediazione dell'ufficio di difesa, che ha poi portato appunto all'applicazione in questo caso specifico della norma da parte del comune competente, e quindi con soddisfazione dell'utente, che altrimenti non avrebbe avuto poi la possibilità di una ricezione della propria richiesta, rimasta per lungo tempo bloccato proprio per questa difficoltà, diciamo, interpretativa anche della normativa di settore. Chiaramente i referenti per me sono uffici tecnici che hanno una conoscenza consolidata della materia di cui si tratta, e quindi è per questo che il confronto è un confronto sempre di tipo interlocutorio, è di chiarimento. Il chiarimento sul livello del supporto informativo, che poco fa dicevo che è l'altro livello ancora, no, di intervento di questa difesa civica, riguarda per esempio una migliore formulazione dell'istanza da parte del soggetto nei confronti dell'amministrazione che si vuole stimolare in un'azione. Mi viene in mente un'ipotesi specifica di soggetto che non otteneva un'autorizzazione per un intervento di rifacimento dell'immobile e per l'intervento di proprio strutturale di rifacimento dei balconi della facciata, perché la parte dell'immobile era nel piano operativo indicato come sede stradale piuttosto che come pertinenza dell'immobile. Era un errore materiale presente nel piano operativo del comune. Questo, diciamo, supporto informativo che l'ufficio di difesa può dare al cittadino consente al cittadino di conoscere meglio come formulare la domanda in maniera più completa e adeguata, con appunto l'indicazione anche del danno che si può soffrire in questo caso, oltre che allegando una documentazione specifica, e il tipo di procedimento da attivare. Questo ha portato anche qui a uno sblocco di questa richiesta che non era stata inizialmente formulata. Quindi ecco, come dicevo poco fa, l'attività proprio su questa materia è un'attività che questa difesa svolge su tanti livelli e trova sempre come interlocutore privilegiato naturalmente il soggetto che più che altro comunale lavora proprio nell'ufficio tecnico specificamente dedicato. Ecco, questo è importante, perché all'ufficio della difesa civica si possono rivolgere cittadini singolarmente, ma si possono rivolgere, molto spesso si rivolgono anche a noi, dei tecnici, quindi certo, ingegneri, architetti, geometri, ma anche avvocati, certo, giusto? Certo. Ecco, cosa accade? Accade che spesso con il nostro intervento le amministrazioni locali sono più reattive, cioè rispondono. Questo non è che noi vogliamo assolutamente mettere in difficoltà nessuno, però rispondono più facilmente alle istanze della difesa civica rispetto alle istanze dei singoli professionisti. Assolutamente vero. È frequente che i legali del cittadino che hanno già condotto l'istruttoria della problematica che poi viene posta all'attenzione del nostro ufficio, poi appunto si rivolgano a noi proprio per ottenere da parte dell'amministrazione una posizione chiarificatrice e quindi una valutazione della problematica che poi consente un effetto concreto, cioè quello di decidere poi se avviare magari la questione in sede giudiziaria, che sono individuati degli elementi effettivamente fondamentali, cioè che hanno fondamento, piuttosto che no. Quindi diciamo che l'intervento di questa difesa, anche in questi casi sollecitata dai legali di parte, può avere un effetto proprio di chiarimento che appunto comporta proprio una valutazione ulteriore e può essere anche una conclusione
di un procedimento, una conclusione di un procedimento che è poi diciamo bonario, perché una volta verificata che la valutazione del comune ha fondamento, si esclude anche di proseguire magari un'azione giudiziaria. Noi facciamo anche un'attività, come si può dire, di indirizzare la corretta istanza, perché esatto. Sovente accade che talune istanze hanno un fondamento, certo, mentre altre non hanno un fondamento. Quindi esatto. In quel caso si svolge anche una funzione di filtro, certo, verso gli enti pubblici e quindi verso prevalentemente gli uffici tecnici dei comuni della Toscana, rispetto a certe istanze che non rientrano nella fattispecie giuridico-regolamentare, cioè cittadini o istanti che fanno delle richieste che non hanno fondamento giuridico. In quel caso gli diamo uno stop in senso buono al cittadino, rappresentando e spiegando che quella strada esplorativa non ha fondatezza, quindi evitiamo anche un carteggio amministrativo, una conflittualità che potrebbe venire fuori, potrebbe realizzarsi tra il cittadino e il comune medesimo, giusto? Quindi facciamo un filtro a nostro modo, cioè siamo da un lato mediatori per risoluzioni, dall'altro siamo anche soggetti che fanno in quel caso di queste casistiche dell'urbanistica moral suasion, in altri casi siamo invece un soggetto che stempera certe forme di distanza, di disapprovazione forse di alcuni cittadini che fanno delle istanze abbastanza forti, no? Quindi in quel caso facciamo una forma di moderazione, no? Certo, guardi, proprio questo è anche il punto di supporto informativo che dicevo poco fa. Il supporto informativo chiarisce all'utente, all'istante, la misura in cui la propria azione è adeguata, anche nella richiesta che viene inoltrata. Questo ambito richiama poi un altro, quello cioè della circolazione stradale. Per esempio la volontà, quella litigiosità che lei diceva, viene molto filtrata dall'ufficio, perché i rapporti poi col cittadino, al quale sono chiariti gli aspetti per esempio che riguardano le violazioni al codice della strada, comportano proprio una diminuzione della convinzione che può avere un soggetto di aver subito un torto da parte della pubblica amministrazione. Quindi, al di là del fatto che c'è un filtro, come diceva lei, fa diminuire questa litigiosità, dall'altra si supporta qui il cittadino nel caso in cui ovviamente l'ufficio a seguito di istruttoria riconosce una validità delle motivazioni del cittadino, di supportarlo in un'eventuale azione di ricorso al giudice di pace o al prefetto nel caso dell'accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada. Il nostro ufficio non emette decisioni. No, assolutamente, cioè, no. Per far capire, facciamo un esempio: conflittualità tra due vicini che hanno proprietà private, due terreni, e confliggono, che ne so, su temi di passaggio pedonale oppure transito tramite mezzi, oppure problemi anche di definizione dell'esatto confine, insomma in quel caso entrano in conflitto e noi ci scrivono a noi avviamo un approfondimento insieme all'amministrazione, all'ufficio tecnico del comune, però non è che noi diamo la decisione, non emettiamo una sentenza, questo spieghiamolo, noi forniamo tutta la documentazione e stimoliamo le amministrazioni comunali o l'amministrazione comunale coinvolta a fornire tutta la documentazione tramite la quale forse si può anche evitare che due cittadini, due privati vadano in un percorso giudiziale, perché in questo momento magari in questo percorso si trova la soluzione o si capisce dov'è
la verità oggettiva della questione, ma non è che noi abbiamo il ruolo di dire ha ragione il cittadino A rispetto al cittadino B. Giusto? No, assolutamente. Correttamente ha individuato proprio la questione che a volte viene fraintesa. Noi interveniamo innanzitutto, va bene, i rapporti non fra privati, ma fra privati e pubblica amministrazione. Nei confronti dell'amministrazione abbiamo un'attività di tipo, come dicevo poco fa, interlocutorio, cioè di chiarimento, di conoscenza delle valutazioni in relazione a determinata posizione che l'azione amministrativa ha manifestato. Una volta ottenute le valutazioni da parte dell'amministrazione interpellata, è chiaro che noi possiamo valutare insieme all'amministrazione degli elementi che possono essere magari riguardati, ma mai ci sostituiamo e nemmeno decidiamo per l'amministrazione competente. Abbiamo proprio un ruolo di anche prestigio nell'efficacia di questa relazione tra il cittadino e l'amministrazione. Siamo un interlocutore proprio di riferimento per il soggetto privato e per l'amministrazione. Chiaramente, le ripeto, io credo la collaborazione proprio degli uffici per quanto riguarda il lavoro sulla materia del territorio trova proprio una grandissima collaborazione nei funzionari, nei dirigenti degli uffici tecnici. Quanto sono litigiosi i cittadini toscani quando ci sono in mezzo le proprietà private? Insomma, abbastanza. Ce ne arrivano un numero importante, ricordo ai telespettatori che le istanze annuali al difensore civico regionale vanno oltre le 2000, alle quali vanno conteggiate quelle 300 conciliazioni nel settore dell'idrico. Quindi tra queste oltre 2000 la voce sanità pesa 400-500, ma la voce assetto del territorio e urbanistica è importante. È importante. Come contattare il nostro ufficio? La nostra mail è difensore civico @consiglio.regione.toscana.it, anche smart working parziale, perché da noi, anche se siamo in zona rossa, c'è un presidio di funzionari. Avete visto prima la signora Bonatti era in sede, oggi invece la dottoressa Alaimo è in smart working, ma è operativa e quindi anche con lo smart work i nostri funzionari hanno i telefoni direttamente girati sul sistema VoIP dei PC che sono appunto in dotazione per l'attività di smart working. Dottoressa Alaimo, grazie, la ringrazio. Grazie. Pausa pubblicitaria. Siamo di nuovo in collegamento. Terza parte della seconda puntata, l'angolo del difensore civico regionale, format di comunicazione istituzionale. Ringrazio ancora Canale 3 Toscana per lo spazio che ci concede. È uno spazio informativo sulle attività dell'Ufficio della Difesa Civica Regionale. Ricordo, non sono solo, ma sono circondato da un gruppo valido di funzionari, ciascuno esperto in un segmento della pubblica amministrazione. Conflitti telefonia, c'è la signora Bonatti, conflitti che i cittadini hanno con gli enti pubblici, gli enti locali, sull'urbanistica, la dottoressa Alaimo, le abbiamo sentite prima. Adesso il consueto collegamento con il funzionario esperto in ambito di sanità. In questa fase di emergenza sanitaria, le istanze solitamente 400-500 annuali hanno una grande impennata. Tanti cittadini che nella fase normale ci scrivevano per il problema della prenotazione delle visite, per il problema della correttezza del conteggio del ticket sanitario. Adesso i problemi si sono moltiplicati. Sono moltiplicati sul tema dei vaccini, ma tutto ciò che attiene all'emergenza del Covid-19. Siamo in collegamento col dottor Vittorio Gasparrini, da oltre 25 anni funzionario esperto. Buongiorno dottor Gasparrini. Cosa è arrivato in questa settimana, i problemi degli ultimi giorni? Prego.
Dottor Gasparrini è andato a scollegamento. Dottor Gasparrini, eccolo. Prego, venga più vicino, per favore. Si è interrotto il collegamento. Purtroppo non funzionava il computer in questo momento. Allora, niente, come ha detto il dottor Vannini, la vicenda è stata caratterizzata soprattutto dai problemi sui vaccini anti-influenzali questa settimana, anche molte stanze proprio da Siena, come la stampa ampiamente diffuso, purtroppo la ditta che doveva consegnare i vaccini anti-influenzali non ha rispettato il contratto. La Regione Toscana si sta adoperando anche in sede giudiziaria perché questa ditta rispetti il contratto, ma ci sono dei ritardi. Ovviamente noi non possiamo chiedere alla Regione Toscana di accelerare i tempi del processo, ma chiediamo alle aziende sanitarie di dare un'informativa puntuale e precisa alle persone appunto che sono in attesa di vaccino e che ci scrivono disorientate. Soprattutto stiamo chiedendo alla Regione di dare conto di questi ritardi, come sta facendo il Presidente Gianni, sul sito della Regione Toscana. Se andate sul sito della Regione Toscana dedicata ai vaccini, sembra che vada tutto bene, come diceva l'hashtag del primo periodo di emergenza Covid. Ecco, noi stiamo chiedendo di dare intanto ai singoli utenti informazioni su quando e come potranno ricevere il vaccino agli ULP delle aziende sanitarie. E in secondo luogo alla Regione Toscana di dare informativa di questi problemi che ci sono stati, perché non tutti stanno 5 minuti fissi a seguire le rassegne stampa, e per cui molte persone che avevano prenotato il vaccino e si sentono dire dal medico di medicina generale guarda non c'è più, sono disorientati. Ecco, i tempi di attesa di questi vaccini anti-influenzali si sono veramente allungati? Sì, si sono. Dottor Gasparrini, mi sembra che ecco, di nuovo un'altra telefonata. Va tenuto presente che normalmente la campagna vaccinale parte a dicembre. Quest'anno, proprio per distinguere quelli che sono i sintomi del Covid-19 da quelli che sono i sintomi influenzali, che sono identici, è stata anticipata, ma normalmente il vaccino per l'influenza si fa da novembre in poi, per cui teoricamente saremo nei tempi. Giustamente è stata fatta una grossa campagna della Regione Toscana per vaccinare, e quindi siamo, la gente ora che dice, va dal medico di medicina generale, dice guarda non ci sono più vaccini, cerca di comprarlo in farmacia e dice non ci sono più vaccini. Tra l'altro alcune farmacie danno delle informazioni sbagliate. Siamo intervenuti nel Grossetano per un utente che è residente regolarmente domiciliata, cioè quello che si chiama il domicilio sanitario, quello che prevede l'ordinanza del presidente Gianni, è residente a Roma ma a domicilio sanitario nelle campagne grossetane, è andata alla farmacia del paese, gli hanno detto no, il vaccino si dà solo ai residenti, hashtag prima i grossetani. Ecco, abbiamo scritto alla regione che rettifichi anche questa informazione, che fra l'altro è errata. Due elementi: domicilio sanitario prevale per la fornitura per il diritto al vaccino antinfluenzale. Secondo elemento: tutto questo ritardo è collegato ad una inadempienza contrattuale dell'azienda che fornisce vaccini. È questo l'elemento. L'altra casistica di questi giorni, parlare interessante, che abbiamo fatto proprio nella provincia di Siena, riguarda un utente che è allergico a un elemento di questo vaccino, è allergico all'uovo, e ha chiesto al medico di medicina generale di dargli un vaccino che non sia allergico all'uovo, e ha ricevuto per il momento delle risposte un po' colorite dall'ufficio preposto, insomma, ecco, per cui stiamo cercando di approfondire questa vicenda. Tra l'altro qui di Monteriggioni, che è allergico all'uovo crudo, e pertanto sì. Quindi tra l'altro la dottoressa, sì, diciamo che talvolta nei confronti degli utenti c'è un atteggiamento, capiamo lo stress di alcuni operatori, però insomma voglio dire anche dalle farmacie un po' di cortesia a questi utenti non mancherebbe. Il caso di questo utente, che tra l'altro è un signore che ha 67 anni, ma il vaccino gli serve perché
fornisce un'attività di supporto familiare assistenziale verso nipoti, insomma, ecco, voglio dire, è importante. Ecco, possiamo narrare, diciamo, questa situazione che ha anche una sfaccettatura, diciamo, di umanità. Il problema principale, appunto, è un po' legato alle informazioni. Questo signore chiama correttamente il numero verde della Regione Toscana dedicata ai vaccini, gli dicono di chiedere all'ufficio preposto sul territorio e l'ufficio preposto sul territorio gli dà una risposta un po' colorita. Quando lui gli chiede se la dottoressa ha letto le sue mail, hanno detto: riceve più mail che capelli in capo la dottoressa. Ecco, come dire, è vero, lo ricordo, che ci sono dei canali istituzionali per comunicare con le aziende sanitarie. È vero che l'utente disorientato va all'ufficio, ma ricordo che ci sono gli uffici relazioni pubbliche delle aziende sanitarie, ospedaliere, universitarie, e magari se uno ha un problema, una protesta, eccetera, è bene che si interfacci con queste strutture dove c'è del personale formato. Fra l'altro a Siena è particolarmente cortese l'azienda sanitaria, anche l'azienda ospedaliera universitaria, per fronteggiare a queste tematiche e trovare il canale giusto. L'ufficio sotto pressione magari può dare delle risposte discutibili, insomma. Qual è il concetto che vogliamo dire? Che talvolta, se casistiche come questa del signore allergico all'ovocur rudo, il concetto è, più che altro il messaggio che vogliamo mandare, se ci sono dei cittadini che soffrono il dialogo con strutture della pubblica amministrazione in questo momento sollecitate dal sistema dell'emergenza sanitaria, quindi strutture sanitarie che ricevono molte istanze, possono scrivere anche a noi, all'ufficio della difesa civica. Ricordo, ricordiamo la mail difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it, scrivere a noi e noi aiutiamo, agevoliamo, supportiamo questo momento di grande difficoltà che è emergenza sanitaria, emergenza economica, ma anche difficoltà informativa e comunicativa. Informazione di ansia che la mancanza di informazione crea, appunto, sì. Di non risposta dagli enti pubblici, possiamo in piccola parte aiutare. Noi come difesa civica regionale, il dottor Gasparrini è una persona esperta, è paziente, lui insieme a tutti gli altri funzionari siamo a disposizione. L'altra casistica, quella di come bilanciare il diritto alla privacy col momento dell'emergenza sanitaria, quello della raccolta. Sì. Sacchetti, soprattutto il problema è esploso in Versilia, ma c'è la funzionaria che segue questo problema, sta seguendolo anche su Firenze, dove hanno messo in provincia hanno messo i sacchetti rossi per i malati Covid, cioè giustamente la spazzatura delle persone positive o in quarantena comunque viene raccolta in modo differenziato, ovviamente in modo indifferenziato e tutta insieme, perché la raccolta differenziata, per esempio, della plastica non è mai completamente automatica, per cui per evitare che l'operatore che fa la parte di smistamento manuale possa in qualche modo infettarsi, vengono creati dati sacchetti particolari e quindi di colori particolari. Però a Firenze, in un'altra realtà, mi sembra che la raccolta venga porta a porta. Da qualche parte hanno messo i sacchetti rossi fuori dalla porta e chiaramente, insomma, qualcuno ha giustamente, in Versilia il problema è esploso perché qualcuno ha giustamente detto: sembra i tempi della peste in cui veniva fatta la croce sulle porte degli appestati, o peggio ancora, diciamo, hanno ricordato le leggi razziali, insomma, ecco, cioè, quindi questo argomento, stiamo studiando questo problema. Mi sembra di sapere che a Siena la situazione è diversa, c'è una maggiore attenzione e un maggior rispetto di questi utenti, anche se ora i problemi di stracciamento stanno risolvendosi, ma la funzionaria diceva che a volte passa del tempo fra la positività e la comunicazione ufficiale di positività, per cui a quella persona non può, deve tenersi la nettezza in casa o in giardino, perché non possono attivarli. E poi ricordiamo che questo
Questa questione è una questione che presenta elementi di differenziazione tra i diversi territori, perché i gestori della raccolta differenziata, o come tutti i cittadini sanno, sono per ambiti territoriali, e quindi abbiamo un gestore che fornisce il servizio nella Toscana meridionale, Siena, Grosseto, Arezzo e anche piccole zone dell'area di Livorno, che è Sei Toscana, ma la parte prevalente della costa della Toscana è un altro gestore, così nell'area metropolitana centrale fiorentina è un altro. Quindi ora qui in Toscana meridionale, Sei Toscana, gestore della raccolta differenziata, questo problema dei sacchetti rossi sembra che non sia emerso, però in questo momento di informazione, in questa specifica casistica, può servire anche come monito per evitare situazioni di perfettibili che si sono verificate, per esempio, dove diceva il dottor Gasparini, nella zona della Toscana della costa. Ecco, io credo che si vada verso la conclusione insieme al dottor Gasparini, che rimane qui. Vi ringrazio, mi scuso di queste due interruzioni, ma appunto in questo periodo di Covid-19, a qualche utente, essendo a casa e non subito è stata attivata la linea telefonica diretta, ho dato il mio cellulare personale, per cui mi ha chiamato, insomma, ecco. I cittadini le possono fare tramite mail, con le mail che abbiamo nel portale del sito Difensore Civico Regione Toscana. C'è un operatore telefonico nell'orario che abbiamo detto di ufficio che risponde sempre. I funzionari, nonostante che la Toscana sia in zona rossa, sono in sede. Stamane abbiamo visto la signora Bonatti per la telefonia e tutto il resto in sede. Il dottor Gasparini è lì nel suo ufficio, dietro c'è la mappa della nostra regione. Vado a concludere. E gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Lo ringrazio, il dottor Gasparini. Chiudo ricordando l'appuntamento della terza puntata dell'angolo del difensore. I prossimi ospiti di venerdì 4 dicembre saranno il garante dei detenuti, che è l'onorevole Giuseppe Fanfani. L'altro garante della Regione Toscana è il garante dell'infanzia, che è la dottoressa Camilla Bianchi. Sono due organismi di garanzia con i quali l'ufficio della difesa civica regionale, che in Europa, come dice bene il dottor Gasparini, viene chiamato ombudsman, sono gli organismi di garanzia rispettivamente per le persone private della libertà personale e detenute, che appunto è il garante dei detenuti, l'altro è il garante dell'infanzia. Avremo anche un box informativo sul tema delle controversie telefoniche con rappresentante del Corecom Toscana, per chiudere appunto la panoramica sugli organismi di garanzia. Ringrazio gli spettatori che ci hanno, telespettatori che ci hanno ascoltato, e i tre funzionari che hanno supportato in questo format di comunicazione istituzionale, e Canale 3 che ha avuto l'idea di organizzare e fornire gli spazi per questo momento di informazione ai cittadini. Grazie di nuovo.